Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo una recensione sulla fresatrice della TechLife, fresatrice di cui abbiamo già fatto un unboxing precedentemente, all'incirca un mese fa. Quindi è già un mese che la utilizzo, ho già fatto diversi lavoretti, mi sono già fatto un'idea e niente, oggi la testeremo su vari tipi di legno. Faremo una recensione non solo della fresatrice, ma anche di questo gruppo frese. Sono 12 frese che ho comprato su Amazon. Creeremo questa recensione con le frese, con il gambo da 6,35. Questo perché, se vi ricordate, quando abbiamo aperto la scatola, che abbiamo fatto l'unboxing, all'interno abbiamo trovato delle frese con misurazioni in lingua inglese, quindi da un quarto e un ottavo. Quelle che utilizziamo invece noi in Italia chiaramente sono in millimetri, quindi noi usiamo delle frese che possono essere da 4, da 6, da 8, da 10 e via dicendo. Se fate una domanda comunque al venditore vi darà un link su dove acquistare queste pinze. Io però ho deciso di fare un'altra cosa, di comprare le frese direttamente in lingua inglese, visto che queste pinze costano 10 euro l'una, quindi devo spendere 20 euro in più, se non avete il Prime, anche le spese di spedizione. Quindi ho optato direttamente per comprare le frese, visto che un set di frese, quindi un set da 12 frese, costa all'incirca 20 euro. Io in particolare con un'offerta l'ho comprate a 16,50 euro. Penso anche che siano migliori, visto che il gambo è anche leggermente più grosso, quindi saranno anche più resistenti. Quindi oggi cosa facciamo? Oltre a fare una recensione della fresatrice, testeremo anche alcune di queste frese. Testeremo queste frese su vari tipi di legno, visto che in settimana ho smontato vari tipi di finestre. Ho tenuto dei pezzi di telaio, di noce, Douglas e anche di pino. Quindi faremo una recensione, vi farò vedere come si utilizza la macchina e faremo sia delle bordature che anche delle fresature. Prima di continuare con la recensione voglio farvi vedere come si regola la fresatrice. Questo perché ammettiamo che noi dobbiamo fare una fresata da un centimetro, è sconsigliare partire subito con un centimetro. Questo perché metteremo sotto stress le punte e quindi vi dureranno ancora di meno perché si bruceranno. Tanto più che queste punte sono state comprate a 16,50 euro, 12, dureranno molto di meno ancora. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo prima fare una fresatura da 3 mm, poi ne creeremo un'altra da 6 e poi andremo a ultimare con quella da 1 cm. Questo si farà sia con le punte per fare il buco, ma anche per quelle che si usano per fare la bordatura. Allora, facciamo così. Adesso c'è già su una punta per fresare, quindi noi cosa facciamo? Abbassiamo la fresa fino a far toccare la punta contro il legno che noi dobbiamo fresare. Bloccheremo la fresa. Una volta che la fresa è stata bloccata, cosa facciamo? Sblocchiamo la misurazione, la facciamo scendere fino ad appoggiare al castelletto e bloccheremo. Poi cosa facciamo? Risblocchiamo la fresa, la facciamo salire, come vedete, visto che qua, come vedete, c'è la regolazione che dovrebbe essere mezzo centimetro, noi mettiamo, ne vogliamo fare una da 3, quindi guarderemo adesso guarderemo i millimetri, io adesso non li vedo benissimo, quindi svitiamo, alziamo la dima di 3 mm e come vedete così la fresatrice è stata regolata. Vedete che se adesso abbassando cosa succede? Che rimane un po' d'aria ancora, quindi cosa vuol dire? Che questi millimetri saranno quelli della fresatura che faremo. Utilizzeremo tre frese per fare questa recensione, chiaramente quella a candela che serve per fare i buchi, questa fa un buco di 8 mm, e poi utilizzeremo per fare la bordatura questa che fa la bordatura a 45 gradi e in più questa che farà una bordatura arrotondata. Ho già regolato io la fresa. Ora la faremo partire, mi raccomando, si fa prima partire la macchina e poi si appoggerà al legno, altrimenti vi darà uno strattone.
Come si può vedere, la fresata è venuta perfetta, fatta in tre passaggi. Questa era la fresa arrotondata. Ora gireremo il pezzo e ne proveremo a fare una a 45. Chiaramente, come prima, faremo prima una fresata da 3 mm e poi aumenteremo. Questo è il risultato con la fresa a 45 e con la fresa arrotondata. Come vedete, la fresa arrotondata è uscita perfetta, chiaramente facendo tre passaggi. Questa è la fresata a 45 gradi. Anche questa è venuta perfetta. Ora faremo una fresatura canale in questo legno, che è un legno molto duro. Ho deciso di utilizzare la fresa sua originale, così vi darò modo di vedere come funziona. Anche la sua fresa originale. Chiaramente utilizzeremo la guida. Come vedete, questo è il canale che ho creato con la propria fresa originale. È uscito bene anche questo, spessore 1 cm. Siamo giunti al termine della recensione. Prima di salutarci vorrei darvi la mia opinione per quanto riguarda questa fresatrice. Allora, questa fresatrice è molto buona, si è comportata bene, anche se è poco potente, quindi va bene giusto per fare quei lavoretti di hobbistica. Prima possedevo una Bosch da 1200 ed era molto più potente. Questa però cosa ha in più? È molto comoda, essendo stretta ed alta, l'impugnatura è più vicina e soprattutto quando fai dei lavori su legni stretti come quelli che abbiamo fatto oggi, è molto più comoda da tenere e per spingere in confronto alle altre che sono più basse e più larghe e dove l'impugnatura è più lontana. In più questa è anche fatta qualitativamente migliore, mi sono trovato meglio con le impugnature molto più economiche. Ma ripeto, il motore non è molto potente. Se vi state chiedendo come mai non ho inserito nella recensione l'albero flessibile, questo è perché preferirei fare una recensione a parte. Vorrei creare un disegno sul legno, una scritta sul legno per vedere come funziona. In più ho comprato un tubolare in ottone pieno e vorrei creare un timbro per fare un timbro a fuoco. Quindi vedremo anche come si comporta facendo una fresata sul metallo. Dobbiamo aspettare un attimino perché non ho la punta chiaramente per fare le fresate sul ferro. Adesso sul ferro, su qualsiasi materiale metallico. Vedo di procurarmela e quindi faremo una recensione a parte. Niente, la mia recensione, come vi dicevo, termina qui. Spero che vi sia piaciuta, mettetevi un like se vi è piaciuta e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Grazie.